Oh, hai capito tutti, ragazzi, io sono Genius 39 e ci sono anch'io, Stone. Hai capito tutti, ragazzi, io sono Genius 39 e ci sono anch'io, Stone. E oggi siamo qua insieme ad Atomo 2000. Ciao. Che non si vede perché è coperto da una tizia, però va bene. Un tizia, ciuffo. Levati. Ciao tizia, ti può levare. Vabbè, comunque siamo qua in questo video per fare il secret di Sand. Behemoth forse è nato. Forse è nato Behemoth, hai capito? Sì, vabbè, io ciao Genius. No, ciao, ciao. Vabbè, oh, accettate il coso. Non so se c'ho spazio nell'inventario, però mi sa che mi toccherà levarlo. Oddio, questo qua è Behemoth, ma non era mica così. Questo è il forsennato, è in una forma diversa, è nella sua vera forma. Sì, vabbè, intanto vediamo questa che guarda i cristalli. Quelli che avete portato è un frammento di altri che si trova nel cuore. Sto liberando una strana forza e... Vapor, cosa succede? Ah, c'è Vaporeon pure. Ti stai riprendendo? Hai una faccia nuova. È la prima volta che, non lo so, Assassin's Creed, qua ci abbiamo. Tutti iniziano sì, a qualche sì. difficoltà. Sono i Callugio stronzi, quelli del vento. Vero. È vero, là c'è un gormito, ok. Un gormito. Possiamo eliminarlo, andiamo. Prince of Persia, Assassin's Creed, tutti quanti, andiamo. È praticamente lo stesso dungeon, semplicemente sono tutti forse. Aspettate, devo cambiare un attimo skill. Ma perché io vedo tutto così zoomato? Minchia, c'è quello zoom. Ah, questo qua non siete. Attiva il dispositivo del sigillo e assolutamente impedire che Behemoth si muova. Dov'è sto dispositivo del sigillo, amico? Domanda, Atomo, che cazzo stai facendo? Spamma mosse. Dispositivo del sigillo, bisogna spaccare sto coso. Sì, dovuto della roba. Il pro è che sta a fare spinge indietro, io sì, non posso. Sì, ho sprecato la skill praticamente. Io la stavo facendo, sono caduto di sotto. Vai, muoviti e lentissimo. Allora, questa non sarà sprecata perché tanto anche se mi muovo, ciao. Vai, colpisci. Che passa che mi mette qua, sparare, vai lontano. Senti, hai rotto le palle. Trax ciottoloso, ho letto ciccioso, però vabbè. Perché salti? Uga, non devi fare la danza della pioggia, siamo nel mezzo del deserto. Ok, distrutto sta affare. È immorale. Basta. Far venire la pioggia nel deserto. Soltanto con le cataclismi viene, dai, vai via. Mori. Levo 5.000, 6.000, 7.000 e manco crepi. Vuoi morire, cazzo, ti fulmino. Ma ho capito, te io. No, l'ho ucciso. Ma che è questo, il mini boss o cosa? Ma che mini boss? Che questi qua sono implacabili, hanno un bordello di vita. Ma quelli di prima li abbiamo fatti fuori tranquillamente. Ah, un altro. Ma un dispositivo ogni 2 metri c'è, praticamente. Che cos'è? Yeah. Dai, la prima parte l'abbiamo clearata. Era ancora la prima parte questa, porco peppino. Sì. No, la seconda mi sa. Piano. Che cazzo questo? Sei? Ah, è fermo? Pensavo fosse no, un parte uno. Che fa? È un'ombra di Blue Dragon questo qui, attenzione. Ma che? Non lo so, ha fatto una cosa di luce così a caso. Wow, luce! Qua un altro tizio. Ma è sempre. Guarda, sempre, questa sempre qua è l'ombra di sto tizio. Ma questo c'è dato Blue Dragon. C'è dato i boost. Sì, è vero, c'è dato i boost. Velocità di movimento e forza del salto. Perfetto, forza del salto. Sì, salti fino a. Un salto gigante proprio, allora. Già c'è un sacco di cose io di velocità e salto. Poi ma fai un salto praticamente doppio. Ammazziamo un po' tutti qua, se non va bene. Vabbè, ma io ancora non mi sono mai trasformato in modo RDP. Trasformiamoci qualco peppinozzo. Buttiamo un impeto del vuoto talmente random che mi sa che non ha beccato nessuno però GG. No, c'era l'elisir della crescita potente. C'è gente qua dietro ancora comunque, Sì, stiamo arrivando. Vabbè, lo ammazzo. Sempre tizio di prima, eh. Ok, ucciso. Quelli là sono finti, sono del background. Non li soltanto per guardare, tipo le persone su Tekken. Già, ma io un pezzo non ho aspettato. Come no? Le mani di tutti quanti spedizioni. No, un pet su cui salire. No, ragazzi, non è cavalcatura. Io in realtà ce l'ho, c'ho ancora questo. Sempre si è lodata la mia bellissima cavalcatura di rinascere. Ed è buona avere una cavalcatura. È abbastanza. Io ho tutte le skill, a parte quella stelle cadenti, ho tutte skill che sparano proiettili. Che vuoi da me, sono un ciungo. Mettiti qualche altro. Ma sto coso che gli hanno dato gli steroidi. Metti in ballista però in dungeon, a meno che non c'è il boss non la metto di solito. È gigante sto tizio. Però gli steroidi gli hanno dato. Peggio di Freezer massima potenza. Ma sei te che metti sti cosi allora? Tina! L'hai capito ora? No, non l'ho capito ora. Lo uso ogni volta. Lulla tanto bello, campo tattico. No, Hakan furioso. Lo spamma bestia. Che dobbiamo fare? Dove cazzo siamo? Ma chi è quello? Io non capisco chi sono io, però. Ah, ecco, ero l'ultimo. Non riuscivo. Che cazzo so? Sono io sono diretto davanti al cane qua. Che bello.
Aspetta, ti raggiungo. I suoni si sentono in lontananza, che figata. Ok, okay, c'è un cane assai misterioso. Qua ci sono dei Digimon, possono anche morire male. Portalo qua, grazie. Vai, 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 colpisci. Cazzo, ma ci mettono un botto a morire sul serio. Anche perché sono di livello non so quanto, livello 80 dovrebbero essere. Non proprio 80, tipo 77. Vabbè, quasi. Perché Atom è livello 80. Troppo forte. No, no, cane di merda, colpisci. Ah, ma è 11 barre di già? Questo è il mini boss, tipo? È il mini boss. Appunto. Che ho detto io. Quindi siamo vicini al boss, già si è finito, cioè è durato di più il dungeon di Amber. Non è detto, non è detto. Dungeon di Amber era più roba. Questo è solamente un mini boss a scazzo. Gambizziamolo! Wow! Oh, ucciso. Serve tantissimo da uno che è morto. Dammi la vita, non dai vita tu, posto. Grazie. Allora uso una pozione. Più che altro gambizzazione viaggia per tutta la mappa praticamente. Dato che i colpi adesso rimbalzano. Ti rimbalza, ma per esempio. Ok, quella delle palline. Colpo... No. La famosa lumaca. Ah. Ma che cacchio di salti facciamo? Salti poi enormi. Due sono scomparsi a mezz'aria, il terzo no. Dove dobbiamo io mi sono visto sempre. Ti vedi sempre ciao. Esatto, mi vedo sempre ciao. Acceleratore di protezione, boom! Non levo una sega, lo so. Anche perché non avevo palline. Sta a fare, Questo che dice? I tracks stanno venendo dall'alto, andate tutti di sopra. Perché se vengono dal basso poi gli schizza in faccia, sai com'è. Ricarichiamo un paio di proiettili, wow, e prendiamo un po' di mano. Che cazzo con quelli che sono? Che cazzo? Ma mi spieghi? Cioè, sto coso fa da slime block praticamente. Chi l'aveva visto che qualcosa faceva saltare? Pensavo fosse una piattaforma normale. Stone attiva la skill lancio della padella. Stone, abbiamo capito che fa il che vai dal panettiere ogni volta. Adesso fai pure il la cucina. Non si fa in padella. Esatto. Appunto, fa pure qualcos'altro. Infatti fai qualcos'altro con la padella. Fai i dolci, che ne so, i pancake. Infatti l'ha lanciata la padella. Le crepe. È il momento della trasformazione. Che è una fusione di trasformazione e gambizzazione. Ok, ucciso. No, Quasi salta. E si nel vuoto, padella. Nel nulla. qua veramente nel nulla. Siamo passati attraverso la roccia. Contro le rocce e siamo morti. No, attraverso la roccia siamo passati. Siamo fantasmi in realtà. Ce n'è uno che si è teletrasportato dietro di qui. Sono caduto io. Oh, cascando dall'alto ancora. Di un Lucille, perché? Perché? Che hai sentito? No, perché si è vista il fuoco blu fiammeggiante. Ah sì, è vero, anche io ho visto del fuoco blu adesso. Esce esce dai cosi qua dietro. La specie di caverne esce. Vabbè. E fa evocare sti tizi? Oddio, ma la modalità berserk di Chung con i capelli di Super Saiyan God 3 non l'ho visti mai. Vedi. Ho sempre visto il talebano Stone lì. Talebano ora. Vabbè, sembri un arabo saudito. Eppure stavo piede. No, non c'entrava un cazzo, no. Che altro stavo sordo. No, sa udito, sa olfatto, sa tatto e sa gusto. E sa vista pure. Sa istinto, così a caso. Ma quanti ne sono qua? Minchia, facciamo piazza unita. Sesto senso. Perché non può... Dai, quanto ci mette? Dinamo. Temporalità 5 secondi, alleluia. Ce l'ho fatta. Ma, domanda, come facciamo a sconfiggere questi affari se continuano a spawnare? Prima o poi finiranno. Mica no, continuano ad apparire, quello è il problema. Non ci sono mica i mob spawner. Mi sa di sì. No, okay. Clear. Clear, ragazzi. Clear anche se non sono morti, va bene. Chi pulisce più di Shanty Chilli. Ellsword. O vi muovete, se no iniziate a perdere vita. Ah già, io stavo combattendo contro sti tizi. Vabbè, vi lascio vivere. Ringraziatemi, ho lasciato vivere. Questi qua adesso ci teletrasportano. Ah, questa qua è una cassa trappola. Malvagia. Tipo. Cosa? L'isir di lunga vita lì, come cazzo si chiama? Gesso di Libia, venite qui se vi dovete curare. Sì, l'ho visto, è l'epre. Wow, ci serve tantissimo proprio. Oh, a me serve, Tutta la vita si serve quando più. Acceleratore, vai! Ma questi qua mi spingono! Cioè, ti spingono! Con quale forza, con quale coraggio voi mi spingete? Uè! Testine! Volete fare la stessa fine di Lu? No, fatemi capire.
Il sigillo è quasi completo, Bimoth sta per cadere, io provvederò a movimento qualcosa. Ok, ecco movimento Bimoth. Sexy. Ah, Bimoth si mette in piedi allora, perché ecco, l'altra volta abbiamo sigillato. Visto come state usando che ti sigilla così, tipo. Ok. Dovremmo oddio, essere... che cos'è qua dentro? Usciamo da dove? Cosa... Ah, no, ok. Ah. Pericolo, organismo pensante dell'ira. Minchia, pensante che dell'ira. Questo è il boss. No, non l'avrei mai detto. Fuggi dalla mano di sabbia. Dov'è la mano di sabbia? Porco peppino! Ma quasi shottato! Io devo levarmi un attimo. Beccatevi questo. Dove sta? E dove dobbiamo colpirlo? A lui dovete colpire. Che cazzo m'ha ucciso? Sì. Oddio! Ho un PS! Come cazzo ho fatto? Usa una rilassante. No, appena ce l'ho, 11 secondi devo aspettare. 8, 7. Dai, non colpirmi qua, ti prego. Ah, quanto dura, veloce. Dio, mi sta ammazzando anche a me. Questa cosa non va bene. Ma perché non gli ho fatto un cazzo di danno? Ok, mi sono curato. Acceleratore! Ancora questa mano di sabbia. Ma solo questa skill sai usare. Fai un pochino cacarino se usi solo questo. Ma che oh. Cioè, ma non rigenera vita questo, vero? Ma perché io quando ho usato stelle cadenti non gli ho fatto un cazzo? Dopo. Dimmi che non rigenera vita, perché sennò... Non lo sta rigenerando. Lo so che non la rigenera, cioè ora non la sta rigenerando. Merda. Sono morto di nuovo, ma che cazzo? Io no, per adesso fortuna. Adesso non la passerà l'uscita. Perché sto usando il sigillo del tempo. Ecco a cosa mi serve nei dungeon, il sigillo del tempo. Eccola la ballista. Una barra! Non gli ha levato quasi nulla. È sempre meglio di niente. Vabbè, quello è ovvio. Ancora sta mano di sabbia. A parte questo non sa usare niente, abbiamo capito. No, però mi ha preso, cazzo, stavolta sono morto. Ma mi leva un bordello qua vicino. Raga, io tre orbe del vento. Vai, usale che gli diamo la difesa. Aspettate tipo quando skillo una skill potente. Decidi quando skilli potente. A parte devo aspettare almeno 30 se secondi. Non muoio. Usando l'aura dell'ira è possibile evocare gli organismi usanti dei tuoi compagni. Ah, sono arrivate le ombre che avevamo trovato nell'altro dungeon. Io dove cazzo sono? Ma che cazzo? Non mi faccio ma dove muovere? Sono io? E a destra. Ah, eccomi. E minchia, non mi vedevo dietro le rocce. Ma sono... Cosa sono? Oddio. Un Elesis e un Ellsworth? No, un Elesis e un'arena. Oddio. Queste sono. Sono morto di nuovo. Io sto ammazzando le ombre qui. Te l'ho detto, siamo e su Blue Dragon. Vento, Usala, okay. Usala. Ok. Tempismo perfetto. Ellsworth malvagio, Elesis malvagio, organismo malvagio, tutto malvagio. Se non... Tutti i membri del gruppo subiranno danni se non subiamo la prigione di sabbia in fretta. Dov'è la prigione di sabbia? L'ho staccata. Dov'era? Ci stavo dentro. Incredibile. Fuggi dalla mano di sabbia. Ancora. Ecco che ritorna con la sua skill basilare, peculiare, che leva un bordello. Io sto ancora aspettando che si ricarichi lei per un attimo. Io sono rimorto. Ma questa qua non è una mano di sabbia. L'altra volta la prigione. Ah, sono intrappolato dentro la prigione di sabbia. Distruggiti. Perché non si spacca? Dai. Cazzo, mi ha ucciso. Merda. Oh, io sono resuscitato per fortuna. Ecco che rievoca i mostriciattoli. Wow. E mi hanno immobilizzato sti stronzi. Oddio, che cos'è questa roba che ci cade? Bimoth è caduto. Si è levata la cosa pensante. Ragazzi, posso usare l'hyper, ma... Ha 4 barre di vita, ce la possiamo fare. Però aspetta, sono dentro la barra qui, la prigione. Ma non gli stai facendo un cazzo? Ah, vabbè, un po' gli hai fatto. Non ci ho fatto. Vai, ha 3 barre di vita, puoi usarla l'hyper. Vai, sto... Anche la tua hyper. Non si capisce un cazzo, ma va bene. I fuochi d'artificio. Non gli hai levato quasi un cazzo comunque. Eppure è l'hyper. Eppure sei diventato più basso di me. Vabbè. Ok, quasi morto. GG. Chi l'ha ucciso? Tanto. Con l'orbe del bellissimo pet. Perché al rallentatore c'è stato il mio pet che usciva dalla terra saltando. Una cosa incredibile. No, è stato il mio pet perché ho visto un fulmine giallo. Ed è il mio per forza. Oddio, ok, dammi questo. Che tanto a me, non so se ve l'avevo detto, ma quelli dell'agilità mi hanno regalato i frammenti di Edderit, quelli per usare l'hyper, a gratis, ce n'ho 88. GG. Wow. 18 minuti, minchia, meglio di 52 minuti dell'altra volta. Ok, comunque ragazzi, per questo video è tutto. Se vi piace, vi piace, commentate, iscrivetevi al canale se non ancora iscritti. Passate dai link, dai TS, dalla pagina Facebook, che sono ovviamente tutti in descrizione. E diteci nei commenti cosa fare con i dungeon, perché praticamente li abbiamo finiti. Non ne sono rimasti da fare di nuovo.
o ne rifacciamo altri facendo le quest che abbiamo già fatto, oppure non lo so, ditelo nei commenti. Comunque ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao.